Salone Martinetti, una bella esposizione di quadri, di opere, paesaggi e soggetti. Sì, la mia è una ricerca specialmente paesaggi del Canavese. Difatti, come si vede, tanti paesaggi del Canavese, angoli di vita contadina, qualche natura morta, anche qualche paesaggio valdostano, due o tre della Liguria, della Val Chiusella, un po' vario. Com'è nata la passione per la pittura? Ma io, a dire la verità, arrivo dalla fotografia, perché da giovane avevo la passione del bianco e nero, avevo la camera scura, stampavo e poi subentrato il colore, ho detto ma perché non provo a pitturare, già mi piaceva pasticciare. E avevo un compagno di lavoro che era Actis Caporale Aldo, un pittore di Mazzano, bravino. E allora mi ha preso insieme un po' di volte, sono andato giù da lui e così ho cominciato. Autodidatta quasi, si può dire. La tecnica preferita? A olio. Ho provato anche altre cose, ma è l'olio quello che prediligo. Com'è nata questa esposizione? Questa esposizione è nata dall'amicizia tra me e Dario. Noi, oltre che amici, siamo nella stessa associazione e siamo più che coscritti, perché siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno, e domani è il nostro compleanno, per cui ci siamo fatti questo regalo. Questa mostra è il nostro regalo. Com'è nata la passione per la pittura? Ah, per me è nata da sempre, perché io da ragazzina ho fatto il liceo artistico, da allora ho sempre dipinto, alternando un po' ceramica, porcellana, dipinti murali, affresco e olio, sempre. Quindi questa sarà una continuazione della mia strada. Nei quadri che ho esposto sono le Martinetti, diversi soggetti? Sì, ci sono soggetti più sul surrealismo, soggetti più sul trompe-l'œil, e c'è un po' tutta, diciamo, una panoramica di quello che faccio. Qual è la tecnica che predilige e il tipo di arte che predilige, quindi la ceramica piuttosto che la pittura? Ma non saprei distinguere, perché per me il dipingere è la cosa principale. Poi posso dipingere sul muro, come dipingere sulla tela, per me l'importante è il percorso e ovviamente anche il risultato. Un'espressione che nasce dall'anima e approda su qualsiasi materiale. Sì, certo. Qualsiasi tecnica, perché ovviamente dalla ceramica all'olio, all'acquerello, le tecniche sono diverse, però mi danno tutte molta soddisfazione. Ecco. Poi qui ho voluto esporre solamente olio. Mentre la scorsa volta abbiamo fatto la mostra sempre io e Dario insieme, 3 anni fa, avevo esposto della ceramica. Qui ho voluto esporre solo olio per portare le ultime cose, ecco. Fino a quando resterà aperta e quando si può visitare? La mostra rimane aperta fino al 31, è visitabile tutti i giorni feriali dalle 15.30 alle 17, sabato e domenica 10.12 e 15.30 alle 17.